Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. E vi ricordo che ogni settimana andiamo sulla piattaforma di Apple, ma tutte le notizie le trovate anche sul sito di Radio 24, la pagina Si può fare. Andiamo a cercare due progetti, questa volta un progetto di inclusione sociale, l'altro riguarda il recupero di un pezzo di patrimonio culturale. I nostri interlocutori sono già in linea, ma noi abbiamo anche i nostri ascoltatori che hanno scelto di fare i giurati questa mattina e di dare il loro voto a questi due progetti. Cominciamo con Luciano, che chiama da Verona. Buongiorno Luciano. Benvenuto. Sì, buongiorno. Tu avevi chiamato anche per giocare con la, per quanto con riguarda la ricetta. Sì. Ecco, vai, cominciamo con la ricetta intanto. Qual era? La ricetta è risotto con le castagne e speck. Mi sembra molto difficile per me che sono negato. No. Scusa? No, no, per me che sono negato mi sembra difficile. Dacci due elementi di come si fa. Sono due ingredienti complessi, le castagne e lo speck. Come si fa? In poche parole. Allora, in poche parole si fanno. Prima di tutto si va a pulire le castagne, dopodiché si pelano, si tritano abbastanza finemente. Ma da crude? Castagne crude o bisogna prima bollirle? No, prima si bolliscono. Va bene. Si bollono. Mm. Dopodiché si pelano, si tritano finemente. A sì, parte si fa soffriggere un po' di cipolla. Con lo come speck, per ogni risotto, morbido, con lo speck, certo. Vai. Lo speck a dadini, ovviamente. Dopodiché si toglie il tutto, si fa tostare il riso. Sì. Si aggiungono le castagne, si sfuma con vino. Speck e cipolla che avevamo fatto precedentemente, poi si gira per tutto il tempo che ci vuole e alla fine si fa mantecare, credo che sia questa. Bravissimo. La conclusione. Ottimo. Con burro e molto bene, molto bene Luciano, anche a te ti iscriviamo al concorso per le ricette di oggi, quindi poi alla fine vedremo quale sarà la ricetta che ci è piaciuta di più. Abbiamo in linea come giurati però anche Angelo da Roma, ben ritrovato. Che sì, grazie. Avevamo sentito prima a proposito di un altro argomento. Tu, Angelo, non avevi lasciato la ricetta, però sei in tempo per pensarci. Se vuoi, dopo ci puoi dare anche tu la dopo tua il giudizio. Esatto. E poi abbiamo anche Rosangela da Brescia. Eccola sì, qua, ben ritrovata. E benissimo. Lei? Benissimo, allora state belli concentrati. Rosangela è la nostra salsiccia e cipolle con la polentina che sta in piedi. State belli concentrati, cominciamo a presentare i progetti. Vai. Il primo progetto si chiama Bricchi e Alambicchi. Si tratta di un laboratorio un po' speciale dove lavorano ragazzi con disabilità intellettiva del Centro Terapeutico Europeo di Rignano sull'Arno. Qui si realizzano confetture, passate, oli essenziali, frutta secca e molti altri prodotti genuini e a chilometro zero. Ma per far lavorare il laboratorio a pieno regime servono dei macchinari professionali che hanno un costo di 8.000 euro. Ce ne parla Massimo Serafini, proprio della cooperativa Centro Terapeutico Europeo. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, in un minuto, poco più, il tempo per spiegare perché dovremmo sostenere questo progetto. Vai Massimo. Beh, dunque, allora, come avete già parlato voi, Birricchi e Alambicchi è un progetto di un laboratorio di trasformazione di prodotti agricoli e piante officinali. Appunto, è realizzato proprio per occupare, dare comunque una prospettiva alle persone con disagio intellettivo che vivono e sono ospitate nelle nostre strutture in Rignano sull'Arno. La strategia è interessante perché è una sinergia fra due cooperative, la nostra, che è una cooperativa sociale che lavora con ragazzi disabili, e una cooperativa agricola, Antico Colle. E tutti insieme appunto cercheremo di portare avanti quello che è il nostro sogno, cioè il trasformare quelle che sono le materie prime che produciamo nel nostro territorio. Siamo vicini a Rignano sull'Arno, abbiamo un'azienda e un territorio molto vasto, 20 ettari, una serra, un orto, una fattoria degli animali e qui appunto tutti i giorni ci cimentiamo nel lavoro vero, nel lavoro reale. Ecco. Certo. Quello che vogliamo fare è riuscire a poter trasformare i prodotti, le materie prime coltivate nei nostri territori per poter far sì che abbiano una durata più a lungo nel tempo. Va bene, Massimo, questo era Bricchi e Alambicchi, il primo progetto. Immagino che uno punti forti siano le ricompense anche per chi decide di finanziare questo progetto. Avranno, credo, degli sconti su questi prodotti, no? Sì, assolutamente. Allora, quello che vogliamo creare appunto è una cultura del confronto, un'inclusione sociale, nel senso che le ricompense sono o spedite da noi oppure sì. Se
si tratta appunto di persone che contribuiscono, che sono all'interno di, del nostro territorio, per cui vicine ragionevolmente alla nostra sede, possiamo anche consegnare direttamente ci si a potrà casa. Incontrare ci si potrà incontrare, perché giustamente il vostro progetto mira proprio anche a questa forma di inclusione. Benissimo, allora cari giurati della giuria popolare, restate concentrati perché adesso vi presentiamo il secondo progetto. Si tratta del mercatino per la chiesa di Santa Maria della Neve, come detto un progetto che mira a recuperare un pezzo di patrimonio culturale, perché è nato per sostenere il restauro di questa bellissima chiesa nel Chianti fiorentino che da più di 3 anni è chiusa al pubblico. Per il restauro hanno bisogno di 12.000 euro e chi contribuirà al progetto riceverà come ricompensa i prodotti offerti in beneficenza dai commercianti e dalle aziende del Chianti fiorentino. Abbiamo con noi Alessandro Tozzi del Comitato per il Recupero della Chiesa. Buongiorno Alessandro. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto anche a te. Un minuto, poco più, per spiegare il perché di questo progetto. Sì, la chiesa di Santa Maria delle Neve è una chiesa del 1300 posta nel centro storico di San Donato in Poggio, un paesino medievale del Chianti. Circa 3 anni fa è stata chiusa e rischiava di essere venduta per farci un centro congressi. Quindi la comunità di San Donato si è riunita per raccogliere i fondi non solo per restaurarla, ma anche per mantenere la sua funzione di chiesa. Il nostro progetto vuole essere prima di tutto un messaggio. Proteggere la sua sacralità significa proteggere un patrimonio culturale intangibile che altrimenti sarebbe cancellato. Le chiese, a nostro parere, non devono essere snaturate. Così le aziende, i commercianti e gli artisti del Chianti hanno offerto i loro prodotti per la campagna di crowdfunding. Abbiamo ideato una forma innovativa di crowd to crowdfunding, due comunità connesse per uno scopo culturale, religioso e di beneficenza. Benissimo, sei stato anche nei tempi preciso, anzi direi quasi un 55 secondi invece di un minuto. Ci hai fatto risparmiare qualche secondo, bravo Alessandro. Posso aggiungere un'ultima cosa? Certo, sì. E come ricompense potete trovare tanti regali, compreso vini pregiati e coupon per soggiorni nel Chianti scontati. Fantastico. Tutti del 20%. Tutte idee regalo, anche naturalmente, che lo dico a fare per questo Natale, cari ascoltatori. Allora, andiamo ai nostri giurati. Quale dei due progetti, Bricchi e Lambicchi, un progetto di inclusione o il recupero di questa chiesa Santa Maria della Neve in un angolo della Toscana e del Chianti? Lo chiedo prima di tutto a Luciano da Verona. Bricchi e Lambicchi. Perché? Perché penso che le chiese giustamente vanno restaurate, ma abbiamo un Vaticano che è in grado di poterlo finanziare. Ma guarda te, Luciano, mi c'entra subito una motivazione ben argomentata. Vabbè, comunque, insomma, Luciano vota per Bricchi e Alambicchi. Chi abbiamo dopo? Angelo da Roma. Angelo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Fatemi dire subito che ho temuto che invece dovessi partecipare alla ricetta. Io non so fare neanche 2 uova al tegamino. Niente, quindi guarda, io so fare solo l'uovo sodo, quindi direi che siamo perfetti. Non possiamo metterci insieme. In un paese di Masterchef proprio, sono proprio negato. Angelo, ma è giusto, loro fanno i Masterchef e noi mangiamo. Noi prendiamo appunti, prendiamo appunti e mangiamo al massimo, vai. Il pareggio non è ammesso, perché mi sembrano due progetti veramente bellissimi tutti e due. Lo sono. Però dovendo proprio scegliere Bricchi e Lambricchi anch'io, mi sembra più completo a tutti i crismi, diciamo, di completezza, sia dal punto di vista sociale, dell'inclusione, il supporto a persone in difficoltà, implicazioni economiche sul territorio. Bravo, l'hai detto tu benissimo, l'hai detto benissimo. L'hai detto talmente bene che temiamo che tu sia uno di Bricchi e Lambricchi a questo punto. No, mi piacerebbe partecipare ad un progetto simile, ma no, non lo so. Perfetto. Me, se vuoi, da Roma non è neanche tanto lontano il Chianti. Rosangela, dalla Brescia, buongiorno, vediamo se il suo giudizio ribalta in qualche modo quello dei due giurati precedenti oppure no. Rosangela. No, guardi, io sono per Bricchi e Lambicchi perché è un progetto che porta avanti dei ragazzi, delle persone che devono fare e devono far vedere che sanno fare, e poi la natura e tutto. Io sono per quella parte. La chiesa
sono molto cattolica religiosa, però le chiese le aggiusteranno in un'altra maniera, ecco. Va bene, Rosangela, mi sembra di capire che da questo punto di vista il giudizio sia unanime degli ascoltatori, ma sì, naturalmente noi, come diciamo sempre, abbiamo scherzato, perché sono tutti e due progetti che meritano il vostro aiuto e naturalmente vogliamo rassicurare anche l'amico del comitato per il recupero della chiesa Santa Maria della Neve in San Donato in Poggio, che risulta sconfitto per 3-0, ma non è una sconfitta questa. Alessandro Tozzi, ma anche Massimo Serafini del Centro Terapeutico Europeo per l'altro progetto, che invece si porta a casa 3 voti, Bricchi e Lambicchi. Grazie a entrambi. Grazie per essere stati con noi. Agli ascoltatori diciamo che potete andare sulla piattaforma di Eppela per trovare i dettagli di questi progetti e dare il vostro contributo se volete. Noi ci ritroviamo tra poco. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding in collaborazione con Eppela.